Uomini e donne, Vanessa Spoto coinvolta in un incidente d'auto. Come sta? Uomini e donne, Vanessa Spoto coinvolta in un incidente. Stavamo per essere schiacciate? Cos'è successo? Nelle ultime ore, Vanessa Spoto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha avuto un incidente d'auto. L'ex fidanzata di Massimiliano Mollicone ha spiegato cosa è successo attraverso alcune Instagram stories, non nascondendo la paura provata. Vanessa Spoto ha affermato che mentre si stava recando ad un noto parco divertimenti con una sua amica, un tir ha tagliato loro la strada. Stavamo per essere schiacciate, ha raccontato la ragazza ancora incredula per ciò che ha vissuto. Fortunatamente l'auto su cui si trovava Vanessa Spoto è riuscita a frenare in tempo. Ma la frenata improvvisa ha provocato un tamponamento con l'auto che si trovava immediatamente dietro a quella dell'ex corteggiatrice. Vanessa Spoto ha avuto un incidente in autostrada. Ringrazio il Signore che siamo vive. Vanessa Spoto ha vissuto attimi di panico a causa di un incidente avvenuto in autostrada. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di come il conducente del tir che le ha tagliato la strada. Non si sia neanche fermato per rendersi conto del danno che ha causato. Fortunatamente, al di là del tamponamento subito all'auto, Vanessa Spoto e la sua amica non hanno riportato alcun danno. Ringrazio il Signore che siamo vive, ha sottolineato l'ex fidanzata di Massimiliano Mollicone. Uomini e donne, Vanessa Spoto spaventata. Ho parecchia paura. Vanessa Spoto, su cui di recente Massimiliano Mollicone ha fatto un chiarimento. Non ha riportato alcuna conseguenza fisica a seguito dell'incidente, se non un grande spavento. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che proprio questo genere di situazioni la spaventano molto. Al punto che fa davvero difficoltà quando è costretta a dover prendere l'autostrada. Evito di andare in autostrada perché ho parecchia paura, ha confessato l'ex fidanzata di Massimiliano Mollicone, manifestando la sua ansia.